Quando due italiani si incontrano in via Paolo Sarpi, generalmente si abbracciano e piangono per la commozione. Dunque, via Paolo Sarpi è a 10, per chi non lo sapesse, via Paolo Sarpi è a 10 minuti dal Duomo di Milano, è un tipico esempio di società monoetnica, cioè l'unico cognome italiano che è accettato è Polo. Sì, lui, Marco Polo. Eppure a me piace. Ah, come mi piace, perché è sempre viva. Anche la domenica mattina tu scendi in strada e ci sono centinaia di negozi aperti e mi mette un'allegria incredibile. È l'antitesi di Genova, dove i negozi non sono aperti neanche la settimana prima di Natale, cioè, capito? Vieni in Genova e dici, ma che cazzo è successo? Cioè, vieni... E no, è... L'unica cosa, peccato, solo che i negozi cinesi siano tutti uguali e vendano soltanto bastoni da selfie. Tutti vendono bastoni, però sono sempre aperti. Cioè, se tu nella vita sei ossessionato dai bastoni da selfie, vai in via Paolo Sarpi e vedi, ragazzi, è un paradiso. Io ci sto benissimo. A me piace perché poi d'inverno aprire la finestra la mattina e respirare a pieni polmoni quel meraviglioso odore di fritto. E poi ogni tanto nevica. Non è proprio neve, è più pastella. Però io un po' di tempo fa mi è capitato di vedere la gente per strada festeggiare l'anno del dragone. Allora mi sono fermato e ho pensato a Genova, ai mesi che passo a Milano, e ho festeggiato anch'io l'anno del magone. Ora vi chiedo... No, una cazzata. Ora voi vi chiederete, ma perché Crozza ci parla di via Paolo Sarpi a Milano? Ha dei box da vendere? Affitta beni monolocali? No, è che via Paolo Sarpi, ragazzi, è all'avanguardia. Cioè, via Paolo Sarpi ormai è in mano a tutta i cinesi. Una volta almeno le insegne dei negozi erano bilingue. Da qualche tempo, invece, le scritte sono solo in mandarino. Tu mi dirai, è inutile tradurle perché tanto vogliono dire bastone da selfie. Però... Invece qua siamo dall'altra parte, opposta. Voi come vi trovate in questo teatro? Bene, no? Stiamo bene qui. Eh sì, per chi ci vede da casa, qui siamo proprio dalla parte opposta di Milano. Qui si sta bene. Ecco, vabbè, ecco, qui è tutta un'altra zona, certo. Infatti non è più zona via Paolo Sarpi, perché qua è proprio di altra, di altri, non è? È tutto suo qui in via Paolo Sarpi. Lui si chiama Wang Xianling. Lo so, era più giapponese questo. Ma giapponese, che cazzo dico? Dunque, lui qui è proprietario dell'azienda, gestisce tutto il baraccone, questo teatro, gli uffici intorno, i palazzi a fianco, i bar, i cortili, e da quando ha comprato la In Front è anche proprietario dei diritti TV del calcio italiano. Cioè, quando domani guarderete le partite in TV, pensate che date i soldi a questo signore qua. Certo, se non vi piace il calcio, i soldi a Wang Xianling non ne date, non ne dai, però li dai a lui, li dai a questo signore qua che si chiama Zhou Xiangchuan. Lui è il governatore della People's Bank of China, ha comprato quote di Eni, Enel, Generali, Mediobanca, Saipem e Telecom. Ecco, se fate benzina, accendete la luce, fate una telefonata, un'assicurazione, un mutuo, date i soldi a questo qui. Vi stanno sulle balle i cinesi? Non volete dargli niente? È una scelta, padronissimi. Basta starsene fermi a casa, al buio, senza TV, senza telefono, e godersi il calduccio. Il calduccio. Ai, 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 ai. Il calduccio, no, perché se accendete il gas effettivamente ci sarebbe anche lui. Lui è Liu Zhenya. Dirige la più grande compagnia di energia del mondo, che in Italia si è comprata quote di Terna e di Snam, elettricità e gas. In Italia sono i suoi. Ve la ricordate la teoria del caos, no? C'era l'effetto farfalla, una farfalla batte le ali a Pechino e arriva un uragano a Londra, no? La teoria è cambiata, adesso si dice una bolletta è pagata a Milano e Liu Zhenya fa il grano a Pechino. Ecco, questa cosa, Finmeccanica, Ansaldo, Breda, Ferretti, Benelli, Crizia, Fiorucci, Ferragamo, Cerruti, ormai nelle aziende italiane i cinesi sono dappertutto. Il bel paese
è il secondo mercato di riferimento per gli investimenti cinesi in Europa e il quinto su scala mondiale. È pazzesco. L'Italia sta diventando tutta cinese, non c'è scampo. Tra l'altro, tecnicamente, la Cina è un regime comunista. Vi ricordate quando dicevamo moriremo democristiani? Magari. Moriremo. No. Moriremo comunisti cinesi, tra l'altro. E dal momento che i cinesi non sai mai che fine facciano, non è nemmeno detto che moriremo. Tra l'altro... E vabbè, fatelo, dai, se proprio ci avete sta smania. No, tra l'altro. Ragazzi, pensate, l'altra volta eravamo lì con Andrea e dicevo, pensa un attimo, scusami, i cinesi, i russi, che sono quelli che oggi hanno il grano e si stanno comprando tutto, no? Ma sono comunisti, raga. I cinesi sono comunisti. Berlusconi ha passato 20 anni a combattere i comunisti. Appena impara che i comunisti ci comprano il mondo, si iscrive alla sezione di rifondazione comunista di Arcole. Perché poi tu dici, comuni, ma come hanno fatto a fare tutti questi soldi i comunisti che fino a 2 anni fa si lavavano con l'acqua ghiacciata, si riscaldavano col carbone, mangiavano le cavallette? Come hanno fatto a fare tutti questi soldi e comprarsi il mondo? Se li sono fatti proprio perché si lavavano con l'acqua ghiacciata, si scaldavano col carbone e mangiavano cavallette. Negli ultimi 20 anni tutta la popolazione cinese in divertimento ha speso 12 euro. Sto scherzando, sono diventati ricchi con i bastoni da selfie. Comunque, allora, no, l'ultimo giro di shopping che hanno fatto i cinesi è questo qui. Guardatevelo, ecco, questo qua. Allora, Pirelli passa a Pechino, c'è la firma sull'accordo con i nuovi soci cinesi. Gli abbiamo venduto anche la Pirelli. Si sono comprati la Pirelli, hanno lasciato una gomma a Tronchetti Provera. Che poi a me, delle gomme Pirelli, non me ne è mai fregato una minchia, diciamocelo. Mi secca molto di più per il calendario. Ecco, pensare che tutto questo ben di Dio vada ai cinesi un po' mi irrita. Dunque, l'unico italiano che sembra abbia comprato qualcosa all'estero è lui, no? Lo sappiamo che è Sergio Marchionne. Si è comprato la Chrysler, è un fenomeno, andrebbe studiato all'università. E infatti lo studiano all'università ad Harvard. Mi fate vedere, oggi si studia Marchionne. Due docenti stanno studiando la vita, la carriera, lo stile di Sergio Marchionne per capire come ha fatto. Me la portate una sedia di Marchionne, per cortesia? Me la potete portare? Grazie. Allora, mentre io mi accingo a diventare Marchionne, beccatevi questa pillolina del dritto di Detroit. Ma credo uno degli obblighi che ho io come amministratore delegato è quello di creare le condizioni per far nascere il mio successore. E ci sto lavorando da un bel po'. La crescita dei leaders di questa casa è rimasto il mio obiettivo dal primo giorno che sono arrivato. Poi alcuni sono cresciuti bene, alcuni non sono cresciuti bene, succede in tutte, come piantare l'orto, no? Le piante non escono. Non tutte, però ce la stiamo mettendo tutto, tra concime, calci, eccetera, stiamo cercando di tenere l'orto in ordine.